Una nuova caserma per i vigili del fuoco di Faenza sorgerà su un'area tra le vie Cimabue, Tiepolo e Palmezzano, nelle vicinanze di via Piero della Francesca, importante arteria stradale che permetterà agli operatori di intervenire senza attraversare il traffico del centro, come avviene oggi dalla sede storica in via delle Ceramiche. Questa mattina, alla presenza del prefetto di Ravenna, è stato sottoscritto l'accordo di programma tra Ministero degli Interni, Dipartimento dei Vigili del Fuoco e gli enti locali coinvolti nella realizzazione del progetto. Il costo complessivo è di 3 milioni e mezzo di euro.